Il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare. Questa frase che abbiamo già citato della Divina, no, chiedo scusa, dei Promessi Sposi, questa frase dei Promessi Sposi ci fa riflettere come il coraggio è qualcosa a cui allenarci, sia il coraggio umano che il coraggio come virtù, una propria virtù, secondo me, che ci dà forza. Quando Gesù ci dice nel Vangelo abbiate coraggio, ecco, ci indica proprio una, non solo una qualità umana, ma anche una virtù per progredire nella vita spirituale. E questo che sto dicendo è avvalorato da un'altra riflessione. Quando noi viviamo momenti di smarrimento e quindi ci sentiamo incapaci, abbiamo paura, cioè non abbiamo coraggio, una forza che veramente ci aiuta è la fede. La fede, e questo è attestato anche dagli studi delle scienze umane, dalla psicologia per esempio, la fede, la preghiera sono veramente aiuti per l'uomo smarrito. Sono degli stimoli, è una sorta di molla per l'uomo che non ha coraggio a reagire, ad affrontare i problemi, ad affrontare le difficoltà. E in un mondo di oggi dove tutto ci sembra facile, o dove tutto, pur di vendere, ci è facilitato. Tutto sembra immediato, illudersi di avere coraggio, smarrirsi, è facile. Ed ecco che la fede, ma anche il pensiero umano autentico, profondo, ci aiuta a superare le illusioni della vita. Nella nostra fede noi abbiamo delle molle a cui dobbiamo ricorrere quando non abbiamo il coraggio addirittura di vivere delle volte. Cos'è il suicidio? Indipendentemente dalle situazioni personali, indipendentemente dalle situazioni psichiatriche, il suicidio per me è un grande grido di vita. Non è una bestemmia contro la vita, è un grido di vita. Un grido di vita di chi avrebbe voluto vivere, ma che non ce l'ha fatto, per tanti motivi. E allora è nella vita, ed è nella vita di fede, che noi possiamo trovare queste molle che ci aiutano ad acquisire il coraggio umano e il coraggio dello spirito. Quali sono queste molle? Lo vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!